delle stelle di Natale che mangiano l'inquinamento e che fanno bene alla nostra salute. Poi c'è un'importante iniziativa che arriva quest'anno a favore dell'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Con noi c'è Lara Peverini, responsabile regionale di Campagna Amica. Ciao Lara, benvenuta su Radio Bruno, buon pomeriggio. Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, intanto la stella di Natale sicuramente è il simbolo del fiore natalizio che, insomma, negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede anche a fronte di quelle che erano i tradizionali fiori appunto del periodo natalizio. Sì, infatti il 67% dei toscani quest'anno regalerà una poinsettia, che è più comunemente conosciuta come stella di Natale, a parenti e amici. Questo sondaggio realizzato da Coldiretti, presentato ieri in occasione della consegna da parte di Coldiretti Toscana delle stelle di Natale all'ospedale, come dicevi, Santa Maria Nuova di Firenze, ci dimostra appunto che i toscani in questo caso sono tornati ad apprezzare un fiore che è ormai il simbolo, conosciuto come il simbolo del Natale. E come dicevi tu, oltre ad essere una pianta colorata, una pianta che comunque dà allegria, è una pianta che sicuramente fa bene all'ambiente domestico e non solo. È un filtro naturale contro l'inquinamento indoor e secondo appunto uno studio che abbiamo fatto in collaborazione con Coldiretti Toscana, Sofloro, ANCI, AFI e CNR, la poinsettia, meglio la stella di Natale, riesce ad assorbire formaldeide che è presente nelle colle, nei solventi, nei pavimenti, ma non solo, anche xilene che è prodotto dalle stampanti, dai computer, e il benzene prodotto dalle sigarette. Quindi c'è anche una consapevolezza di acquistare un fiore che fa bene all'inquinamento indoor. Beh, direi insomma un doppio scopo, doppio per comprare la stella di Natale che quest'anno appunto Coldiretti dona all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, l'ospedale del centro di Firenze. Ogni anno c'è un'iniziativa diversa per coprire un ospedale, quest'anno è toccata a loro. Sì, sì, ormai sono già un paio di anni che come Coldiretti di tutta la Toscana, quindi in tutte le province della Toscana, nel periodo natalizio consegniamo questi fiori a delle strutture ospedaliere per, diciamo, dare un piccolo simbolico riconoscimento e ringraziare tutto il personale sanitario per tutto il lavoro che fanno e che hanno fatto. Quindi, diciamo, al di là del voler fare un pensiero colorato, ma c'è anche un ringraziamento da parte nostra veramente a persone che fanno del loro mestiere una vera missione di vita. In effetti il nostro progetto è Stelle in Corsia e, come dicevo, ormai sono già 3 edizioni che per tutto nel periodo natalizio regaliamo queste stelle, ed anche, diciamo, come contributo al nostro settore florovivaistico, che è uno dei principali poli produttivi a livello nazionale, la Toscana, per questo tipo di esemplari. E ricordiamo anche che con 5 milioni di esemplari la Toscana appunto è il principale polo produttivo a livello nazionale, quindi, come hai detto tu, insomma, c'è da esserne orgogliosi. C'è da esserne orgogliosi, esattamente. Viareggio e la Versilia hanno un giro di affari stimato tra i 12 e i 13 milioni di euro, molto importante, considerando anche che comunque i rincari energetici, i rincari dei prodotti sono stati molto significativi, ma nonostante questo le nostre aziende riescono a garantire regolarmente la presenza delle stelle sul mercato. Bene, allora chiudiamo facendo un invito ai nostri ascoltatori per acquistare una stella di Natale che si trova un po' ovunque, diciamo, anche ai mercatini ci sono anche delle postazioni che poi vanno in beneficenza, quindi insomma ci sono tante occasioni. Assolutamente sì, nei nostri mercati di Campagna Amica è possibile acquistare il prodotto, ma come dicevi te ci sono molte associazioni di volontariato che comunque utilizzano questo fiore simbolico per fare delle raccolte, e poi ci sono anche altre iniziative serre aperte in tutta la provincia di Lucca e Massa
dove è possibile ogni giorno andare ad acquistare questo prodotto particolare per il Natale. Grazie per essere stata con noi, un buon augurio di nuovo, buon Natale. Grazie, buon Natale a voi.